Siamo in diretta su Granata Live, sulla pagina Facebook del Trapani Calcio, ma anche sul nostro profilo Instagram ufficiale. Abbiamo qui l'ospite, il primo ospite di questa nostra nuova rubrica, è Jacopo Murano. Ciao Jacopo, come stai? Ciao, bene, bene, tutto bene, buonasera a tutti. L'allenamento è andato tutto bene? Tutto sì. Bene, tutto bene. È finito proprio qualche istante fa, quindi l'abbiamo rubato per concedervelo a voi, per dare la possibilità a voi, ai nostri tifosi, con questa rubrica di fare delle domande proprio al nostro Jacopo Murano. Vediamo intanto se arrivano delle prime domande. Inizialmente, Jacopo, ti chiediamo come si prepara il Trapani a questo turno di riposo. Secondo te può essere un ostacolo, visto che venivamo da una bella vittoria? Quello sì, forse, però il mister ci tiene alta la tensione, quindi l'importante era non calare appunto l'attenzione di questa. Comunque avevamo fatto una bella vittoria, era bello continuare, magari giocare un'altra partita subito, però purtroppo c'è stato questo mancato ripescaggio, riposeremo, ma siamo con la testa al campionato. E allora, subito domande, tutte mie che non ne arrivassero, invece sono arrivate. Tito Mannina ti scrive: cosa pensi della tifoseria Granata e a quanti gol pensi di arrivare? A quanti gol penso di arrivare non lo so, spero il più possibile, più che altro spero di vincere tutte le partite. Per quanto riguarda la tifoseria è bellissimo, quando giochiamo in casa è spettacolare, il calore del pubblico l'ho sentito dalla prima partita già in Coppa Italia ed è bello. Un'altra domanda te la faccio io, intanto ci prepariamo invece alla partita con la Casertana, squadra E, se già avete iniziato a studiarlo. Ancora no. Ancora non abbiamo iniziato a studiarla, questa settimana abbiamo fatto qualche carico di lavoro in più, visto che abbiamo la possibilità di riposare, e penso che dalla prossima settimana lavoreremo come facciamo ogni settimana col mister. Abbiamo anche delle domande da parte di alcuni nostri colleghi, in particolare il nostro amico e collega Lino Maltese ti chiedeva, volevo sapere se come vivi questo dualismo creato dai tifosi con Evapo, con Felice Evapo. Questo? Non ho capito cosa. Come vivi questo dualismo con Felice? No, ma no, assolutamente no. Ma sono cose che all'apparenza può sembrare, ma non è per niente così. Mi trovo bene. È giusto che quando una squadra punta a fare un grande campionato, magari a vincere, è normale che ci sia la giusta concorrenza. Lo sappiamo e siamo tanti e tutti bravi, quindi non c'è assolutamente dualismo, anzi c'è la giusta competizione che ci deve essere, secondo me, in tutte le squadre. Claudio Catalano invece ti chiede: quali sono le squadre che temi di più in questo campionato? Ah, non lo so perché è troppo presto per dirlo, però sappiamo che il Lecce sono tanti anni, sono penso 3-4 anni, 4-5 anni che sta cercando di provare a vincere, penso che sarà una delle papabili. Penso anche il Catania, il Catanzaro, sono tante le società, però adesso è un po' prematuro forse parlare di pretendenti alla vincita del campionato. Su Instagram TJ3 ti chiede se farai 20 gol questo. Magari, no, ripeto, non lo so, non mi va nemmeno di promettere niente, sta andando bene, mi godo il momento, tra virgolette, stiamo vincendo, stiamo facendo bene, malgrado magari a Lecce potevamo fare qualcosina in più, così come la sicola, però non sono venuto qua con l'agonia, con l'ossessione di fare tanti gol, ma di fare un bellissimo campionato con il Trapani. Sergio Figara, sempre su Instagram, ti chiede: quale squadra pensi sia candidata insieme al Trapani per ambire alla Serie B? Penso, come ho detto prima, penso che ci sia il Lecce sicuramente, il Catania e noi. E poi magari più là a gennaio inizierà un altro campionato, quindi vedremo sicuramente a gennaio come saremo messi in classifica. Fabio Cirrone su Instagram ti chiede: ciao Jacopo, se dovessimo tornare in Serie B resterai con noi o ritornerai alla spalla? Qual è la tua volontà? La mia volontà è... io mi sto trovando benissimo a Trapani, purtroppo ci sono dei contratti, io qua sono in diritto, con prestito eccetera eccetera, non specifichiamo tutto, A me so solo che io qui mi sto trovando bene e mi farebbe piacere rimanere. Sempre Fabio ti chiede come ti trovi a Trapani e che ne pensi della città. No, bene, mi sto trovando benissimo, città solare, la gente ti accoglie, mi sto trovando veramente bene. Poi sto con la mia ragazza che aspettiamo un bambino, quindi bene, dai, benissimo.
Federico Barbara ti chiede quanto è forte la squadra, cioè il Trapani da 1 a 10, secondo te? Penso che il Trapani sia forte, ad oggi sia forte 8, può diventare 10 perché dobbiamo essere più consapevoli, perché è veramente una squadra forte, competitiva in tutti i reparti davvero. Claudio Catalano su Facebook ti chiede invece qual è il difensore che fino adesso nella tua carriera ti ha messo più in difficoltà. Non lo so, ora mi prende un po'... Non mi viene un nome ben preciso. Poi ti scriveva invece crediamo, un tuo conterraneo. Aspetta, può darsi. Adesso, aspetta, allora, intanto... Ah, ecco, intanto Rocco Agugliaro ti chiede se ti trovi meglio giocare con Ferretti e Marras nelle ali oppure con il Mondo visto a Caserta con Evacuo al tuo fianco? A Caserta? Ah, ok. Sì. No, io prima di venire qua io ho parlato tanto col mister, lui sa che sono una punta, però posso fare sia l'attacco a 2, l'attacco a 3, lui lo sa e io mi trovo bene, ovunque mi mette mi sono trovato bene, a Castellammare mi sono trovato benissimo con a fianco ad Evacuo, ma così come le altre partite, poi ripeto, ogni partita c'ha una sua storia, ci sono delle esigenze da adottare durante la partita, però... Devo dire che i ruoli mi piacciono tutti e tre. Francesco Crispino ti dice ciao già, Jacopo, e poi ti chiede, questa domanda non è molto inerente, ma vorrei sapere dove vai a tagliare i capelli. da Blade a Trapani, già sono due volte che vado là, non so se pubblicità, però insomma vado dei ragazzi lì. Poi Giussi ti chiede come ti trovi con i tuoi compagni di reparto e di squadra e che gruppo sei? Benissimo, no, benissimo. Lo ripeto già prima, il gruppo è unito e si vede perché stiamo bene, ci alleniamo bene, il mister ci tiene sempre in allerta, comunque durante la settimana non si sa mai chi gioca la domenica, quindi questa è una bella cosa perché arriviamo tutti sulle spine. Bene, un bel gruppo. Allora, poi invece Emanuele Amico ti chiede cosa pensi della curva nord, avevi già risposto prima, però magari... No, amico tifoso. Ripeto, è bellissimo, l'ho già detto all'inizio, quando giochiamo in casa è spettacolare, è una sensazione bellissima, c'è il calore del pubblico ed è bello. Andiamo sempre con le domande che ci ha inviato il nostro Nino Mantese, cioè un'altra era se ti aspettavi di segnare già 3 gol in campionato, diciamo, perché anche in Coppa ne avevi siglati già 3, quindi... No, non me l'aspettavo, di certo sono attaccante, è normale, vivo di quello, cioè guai se non fosse così, è normale, poi vincere e poi magari segnare è la cosa più bella che può accadere, quindi è una cosa che non mi aspettavo, però mi godo, come ho detto prima, mi godo il momento e spero di farne il più possibile e di vincere più partite possibili. Sempre su Instagram ti chiedono un giudizio sul mister Calvo. No, col mister io prima di venire qua avevo avuto alla spalla c'erano dei ragazzi che avevano giocato col mister e mi avevano parlato benissimo e quindi non ho avuto dubbi e poi col mister ci ho parlato 2 o 3 giorni al telefono, quindi non ho avuto dubbi sulla sua persona, poi la carriera calcistica parla da sola, non c'è bisogno che sia io a dire determinate cose, quindi come persona a livello umano è benissimo, ma come tutto il resto dello staff. Vito Saccio su Instagram ti chiede, Jacopo, come ti sembra l'idea di salire direttamente in Serie B? Sarebbe una bellissima cosa, assolutamente. È quello per cui penso che per cui tutti siamo qui, di cercare di fare un campionato importante e di provare a fare qualcosa di importante, ecco. Giuseppe Virgilio su Facebook invece ti chiede, preferisci i cross alti o quelli bassi a rientrare? Diciamo che sono attaccante di movimento, quindi... Preferisco i cross bassi, riesco a prendere meglio il tempo, quindi il colpo di testa non è proprio il mio forte. Quindi. Luciano De Carlo ti scrive un saluto a Jacopo da Potenza, l'anno prossimo vogliamo vederti su Sky, quindi in Serie B. Magari, ricambio il saluto a Luciano. Claudio invece ti chiede come descriveresti Pagliarulo come capitano. No, ma ti ripeto, come tu e tutto il gruppo che fa la differenza, qui ho notato che c'è un grandissimo gruppo, poi Luca è una persona d'esperienza, è un bravissimo ragazzo. E sono contento di far parte di questo gruppo. Marco Di Fusco
giusto di chiedere se ti aspettavi di trovare questo calore da parte dei nostri tifosi. Sì, me l'aspettavo perché mi avevano avvisato che Trapani è una città molto calorosa che accoglie anche la gente di fuori molto bene. Quindi mi aspettavo, sapevo che la curva e tutta la tifoseria era numerosa, quindi mi aspettavo già di trovare una cosa del genere. Ti scrive Giovanni Alga su Facebook: ciao Jacopo, penso che il Trapani abbia tutte le carte in regola per vincere il campionato, ma per arrivare all'obiettivo è necessario avere fame di vittoria in tutte le gare. Secondo te qual è la carta vincente per non perdere mai la voglia di vittoria? No, ma quello sicuramente, la fame è la prima cosa, che va oltre le qualità, questo campionato ce l'insegna e penso che noi dobbiamo avere sempre fame, ma come abbiamo dimostrato finora, penso che c'è sempre stata la maglia sudata, c'è sempre stata fame di vittoria, poi a volte magari i risultati non arrivano per alcuni episodi, però non che siano alibi assolutamente, però penso che in questa squadra ci siano i giusti componenti e ci sia la giusta fame per fare un grande campionato. Carmine Bavuso invece ti saluta da Roma e ti dice forza Trapani e forza Murano. Ricambio i saluti a Carmine, amico mio. Sì. Andiamo invece sempre con un'altra domanda che avevamo già in serbo, cioè come ti trovi a giocare a fianco di due giocatori veloci e dinamici come Marras e Ferretti? No, bene, l'ho detto anche prima. Le prime partite ho giocato con loro due a fianco, ho giocato io punta centrale. L'ultima partita sono io che sono stato a fianco a Evacuo e Maras dall'altra parte, ma sia con Daniele mi trovo benissimo, perché poi è normale, ci dobbiamo conoscere. All'inizio magari uno non si conosce nei movimenti, ma piano piano secondo me andrà sempre a migliorare. Chiedevano invece prima se avevi qualche hobby. In particolare. No, nessuno, no. A parte PlayStation. È un bel hobby. E come trascorre invece le tue giornate qui a Trapani? Le mie giornate? Faccio allenamento 2 ore al giorno, dopodiché la mattina mi sveglio, esco con la ragazza, fare una camminata, a fare qualche servizio, la spesa, dopo allenamento, il pomeriggio si esce a fare una camminata e poi niente, cena a casa, TV, e il giorno dopo ricomincio. Poi ti chiede, anzi ti scrive Ciccio Piacenza su Instagram e ti dice: regalaci un'altra delle tue protezze contro la Casertana, saluti da Pinerolo. Ricambio saluti, io spero sempre di far gol, perché ripeto, come ho detto prima, attaccante vive di questo, quindi spero sempre di far gol e di portare il risultato, di portare sempre i 3 punti a casa. Giuseppe Cuoco invece ti chiede se è meglio esterno o centrale. Tutte e due, dai, non c'ho proprio una preferenza, mi piace giocare pure a due, quindi voglio dire, ho giocato a due, ho giocato a tre, ho giocato davanti punta centrale esterno, quindi non ho proprio una preferenza, però diciamo che sia punta centrale mi piace. Maurizio Nicola Galuffo ti chiede invece, ci speri di fare 14 gol magari da dedicare, magari a chi vuoi dedicare, perché li dedicherei, altrimenti facciamo un'altra, a mio bambino che sta per nascere a novembre, quindi sicuramente tutto sarà per lui, ecco. Antonio Spagnolo invece ti scrive: Jacopo, la numero 11 era Di Mancoso, un giocatore importante per noi che ci ha trascinato in Serie B, speriamo farai lo stesso, portaci in B, un abbraccio grande. Ricambio il saluto, spero di fare la metà, già va benissimo insomma. Ricambio il saluto comunque. Stefano Rainieri invece ti chiede come sembra Trapani, i tifosi trapanesi. Diciamo solo come ti sembra Trapani, quel posto più bello che hai visitato a Trapani. Io i primi giorni che stavo qua sono stato a Favignana con gli altri ragazzi ed è qualcosa di bellissimo, tutte le calette Calarossa, tutte queste calette qua. È veramente, no, mi sto trovando, ho detto già prima, Trapani mi piace, è una città, si vede che è viva come città, mi piace. Poi per la vita che faccio io non è che... quindi... bella. Antonio Daves invece ti chiede l'obiettivo del Trapani di quest'anno. L'obiettivo? Il mister ha sempre detto, il nostro obiettivo è quello di fare un campionato importante. Certo, bisogna essere sempre dalla parte sinistra della classifica, magari nelle prime 3-4 posizioni e poi vediamo a fine anno cosa succede. Ecco. Claudio Buono invece ti scrive che ti vogliamo almeno in media. È molto... Anche lui un amico? Sì, sono tutti molti amici, leggo i nomi, quindi stavo leggendo, molti amici, sì, del mio paese, quindi
Speriamo, dai. Qual è invece il compagno di squadra più simpatico che hai conosciuto finora? Ah, quello che fa più ridere è Legittimo, sicuramente. Allora, vediamo sì. Qualche altra domanda. Ti scrivono qui Forza Granata, Giovanni Pidone su Instagram. Salvo ti scrive pure Forza Trapani. Invece Claudio Boro ti scrive: ti chiamo intanto con il tuo soprannome, che ci dovresti spiegare, cioè Samurai. Perché ti chiamano Samurai, anche se si capisce un po' dal viso? Ecco, sì, sto chiamandolo. Poi c'è stato un periodo in cui c'avevo i capelli lunghi, no? E c'avevo tipo un codino, quindi sembrava proprio uno samurai. E quindi è nata sta cosa, sto soprannome che me lo so portato un po' dietro, ecco. Sempre Claudio Buono ti chiede appunto cosa ti manca della tua terra. No, mi manca mia nonna, mi manca i miei genitori. È normale, poi i miei genitori mi sono venuti anche qua a trovare, i miei cugini, i miei zii, tutto è normale. Poi quando scendo avrò modo, sono abituato a stare fuori casa, quindi normale, quando scendo faccio un giro di casa e saluto a tutti. Anna Campagna ti scrive Forza Trapani sempre, Cristoforo Baiato invece ti scrive Portaci dove meritiamo, e Marco Sporzolo invece ti chiede com'è Mr. Calore, che già l'avevi detto prima, lo ripetiamo perché magari si è collegato adesso. Sì, io penso che, come ho detto prima, penso che la carriera del mister non sia certo io a... Non debba certo io dirla, ecco, come persona posso dire che è una persona che è uno che ti dice le cose in faccia e io mi sto trovando benissimo come tutti quanti, ero già stato avvisato della persona che era, quindi non avevo dubbi. Va bene Jacopo, direi che se sei stanco dell'allenamento possiamo finire, ti volevo solo chiedere come ti trovi davanti alla telecamera. Ah, guardavo con te il computer, quindi non ci ho fatto nemmeno, meglio così. No, dai, è stata una cosa simpatica, bella e mi sono divertito. La rifaremo. Va bene, ringraziamo tutti i tifosi. Buona sera a tutti, Forza Trapani e ci vediamo la settimana prossima. Settimana prossima per Trapani Casertana, noi diamo appuntamento magari alla prossima settimana per la seconda puntata di Granata Live.